Prima Telecamere Spente ci raccontava il lavoro anche nello scegliere le pietre che poi avrebbero costituito le mura. Esatto. Diciamo che tutta questa, la Assisi Piccola, è ricostruita con l'impiego della pietra rossa del Subasio, appunto la stessa pietra con cui è costruita Assisi. Ci sono voluti 200.000 pezzi di pietra per comporre tutta la Città del Sole e ben 8 anni soltanto di selezione pietre e taglio di pietre, poi 35.000 tegole in terracotta costruite a mano una per una e poi tutta la ricostruzione interna, l'arte, corporazioni medievali, tutto lo scenario, le foreste come era qui insomma quel tempo lì. Tra l'altro chi visiterà la Città del Sole vedrà anche scene di vita quotidiana all'interno delle case. Sì, tutto quanto ricostruito nei dettagli, nelle minuzie, sono anche belle da vedere, no? Cioè vedere un pochettino com'era la vita all'epoca. È proprio per rientrare in quella fase lì e sentire quello che Francesco ci tramandava tanti secoli fa. Oggi si crede che Assisi sia perfettamente conservata come ai tempi di Francesco. In realtà ci sono delle differenze, le merlature delle torri e poi che altro? Le torri non esistono più, poi la cerchia muraria odierna è quella relativa al piano regolatore del 1316, quindi si parla di 80-90 anni dopo la morte di San Francesco, quando con la costruzione delle due basiliche ai lati della città sono state ricostruite tutte le mura, quindi le antiche mura umbro-romane oggi sono inglobate dentro la città e quindi è difficile anche notarle, insomma. E si scopre che al posto del Colle del Paradiso, dove oggi milioni di turisti ogni anno vanno a visitare la Basilica, c'era invece il Colle dell'Inferno e addirittura La Forca, dove venivano giustiziati i malfattori, e su quello stesso colle, quando Fratelia, eresse poi la Basilica di San Francesco. Ecco, un altro elemento, Bocconi, che sorprende è quello naturale. Ovviamente Assisi è a quel tempo come oggi invasa dalla natura, no? Alberi, piantagioni addirittura, una coltura di viti.